Ciao ragazzi, sono Gianluca di GTech2020 e oggi parleremo di iPhone 12 e di iPhone 13. E no, scusate, il 13 non è ancora uscito. Scherzi a parte, siamo nel pieno della commercializzazione di iPhone 12, ma sappiamo già che iPhone 13 arriverà tra circa 5 mesi, dovrebbe essere presentato a settembre e commercializzato a ottobre. Dico dovrebbe perché quest'anno i tempi dovrebbero essere rispettati, in quanto facendo tesoro dell'esperienza del 2020, Apple ha già anticipato gli ordinativi di processori, semiconduttori, fotocamere, tutto quello che serve insomma per creare l'hardware del futuro top di gamma e pertanto quest'anno i tempi dovrebbero essere abbastanza precisi, anche perché saltare la vetrina di Natale, è abbastanza dura per tutti. Comunque ci sono già state comunicate alcune importanti novità ed altre conferme che adesso avremo il piacere di presentarvi. Il primo aspetto di cui abbiamo piacere di parlare è l'estetica. Il form factor di iPhone 13 rimarrà fondamentalmente quello di iPhone 12. Sappiamo già che quando Apple modifica l'estetica di un suo prodotto, poi quella rimane la stessa per 2-3 anni. Pertanto avremo sempre gli stessi bordi ed avremo anche gli stessi tagli di display. iPhone 13 mini avrà un display da 5,4, iPhone 13 e 13 Pro un display da 6,1, iPhone 13 Pro Max avrà un display da 6,7. Sappiamo anche che gli iPhone 13 Pro e gli iPhone 13 Pro Max avranno refresh rate fino a 120 Hz, mentre iPhone 13 e iPhone 13 Pro Mini avranno probabilmente lo stesso display di quest'anno. Questione fotocamere, saranno sicuramente meno sporgenti e sappiamo anche che iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max avranno anche dei sensori più performanti rispetto a quelli montati quest'anno. Mentre, ma questo è da confermare, iPhone 13 ed iPhone 13 mini dovrebbero montare gli stessi sensori del 12 Pro e del 12 Pro Max. Infine, l'ultimo aspetto è quello relativo al notch. Il notch dovrebbe essere ristretto di circa un centimetro perché la capsula auricolare dovrebbe salire verso il bordo, facendo risparmiare spazio e per l'installazione dei sensori. Queste sono fondamentalmente le news di cui noi siamo a conoscenza. Se ce ne saranno altre e appena ci saranno ve le comunicheremo. Se il video vi è piaciuto mettete un pollicione su, iscrivetevi al canale YouTube di GTech2020 e da Gianluca un saluto a tutti. Ciao ragazzi!